Ed ecco, con le immagini siamo alla partenza, 93 partenti, tra cui anche una squadra francese per questa corsa che è in provincia di Torino. Sì, nel Canavese, su strade molto note al mondo dei dilettanti, qui si svolgeva la celeberrima corsa che crea i campioni a Cornier, dove si passa con questa corsa. Sì, la salita è quella di Prascorsano, sempre molto selettiva, ed è una gran bella corsa che torna in questo calendario finale di stagione. In fuga sono cinque ragazzi: Davide Noris della Cene, Nicolò Calzetta del Casano, Loris Vecchi della Cremonese Arvedi, Giorgio Ghiron del Velo Club Esperia e Florian Arnoux del Mont Saint-Et Cyclisme, ed è proprio il francesino a transitare per primo, ma ormai il gruppo li ha ripresi. Dopo che sono stati ripresi, dovevano fare per 3 volte questo Gran Premio della Montagna, un totale di 100 km. E poi vanno via in due, che sono sempre un ragazzino della squadra francese, Robin Maillard, e poi Daniele Cantoni della Massi Supermercati. Ecco inquadrato proprio in questo momento l'italiano, il francese alle sue spalle con la maglia color lilla. E vanno e arrivano, Beppe, arrivano questi due ragazzi a giocarsi la vittoria. Ed è questo lo sprint con Cantoni che mette in mostra una velocità superiore a quella del francese e va a chiudere lui in prima posizione. E ricordiamo che poi, proprio questa domenica, ci sarà anche per gli under 23 una gara sullo stesso percorso. Naturalmente faranno più chilometri. E quindi questo era il primo trofeo Val Perghese. Possiamo rientrare in studio con le immagini.